Ciao zio. Ciao Rocky, stai sentendo anche tu? Sì. Bene, allora sai quello che devi fare. Va bene. Buongiorno, commissario. Buongiorno, Sormani. Dormito male stanotte? No, no. Capisco. È il figlio del sindaco. Si è messo in testa di imparare a suonare il violino. Ma non potrebbe esercitarsi dentro casa? È quello che si chiedono tutti. È pur sempre il figlio del sindaco. E se ne approfitta. Vabbè. Ah! Hai saputo la bella notizia? Ci hanno appena affidato il caso di Bertarelli. E perché? Perché è andato in vacanza e non ha avvisato nessuno. È urgente, non possiamo aspettare che ritorni. Di che si tratta? Dai, entra in macchina e ti spiego tutto. E basta con sto violino! Buongiorno. Ciao Prima Valle. Ciao. Ti devo parlare. Commissario, va bene non avevano smonto? Adesso. Ma commissario, c'ho problemi, io so piazzare, ma chi mi sostituisce? Prima Valle, se sei riuscito a comprarti questo bar, è solo grazie alle partite clandestine di biliardo. Te lo ricordi? Se puoi, tiriamo fuori quel fascicolo che abbiamo nascosto. Ma commissario, ma che mi vuoi rovinare? Mamma che mi sono candidato al sindaco, mi stai rovinando. Ah, ti sei pure candidato al sindaco? Un motivo in più per fare due chiacchiere allora. Giovanni, mi puoi dare la sostituzione per un po' che se torna via? Allora, sai cosa è successo 2 giorni fa, vero? Perché è successo? Va bene. Allora, come ben sai, le nostre montagne sono da sempre utilizzate come location cinematografiche. Non capita di rado che attori e registi restino legati al nostro paese e tornino a trovarci di tanto in tanto. Certo, commissario. Pure Franconi viene a piazza il caffè a bare, è spesso. Eh? Ah, ecco. Allora, oltre a Franco Nero, dovresti aver visto anche Franco Frank. E come no, il protagonista di La vendetta del Cobra e di Indarano nel Far West? È Sant'Antonio, mio amico del demonio. Ah no, quello non ho visto. Ma come, il capolavoro? E vabbè, allora me vedrò pure questo. Sormani, per favore, ti pare il momento questo? Vabbè. Allora, stavi dicendo di Franco Frank? Sì, proprio 2 giorni fa è venuto per un concerto di musica classica. Dopo mi ha chiesto di accompagnarlo nella piana, con la mia Jeep, però col bar come facevo? Certo. Del bar. Ma perché? È successo qualcosa, commissario? Ieri mattina non si è presentato sul set del nuovo film e la produzione ne ha denunciato la scomparsa. In effetti non l'ho visto tornare e manco mi volevo salutare. Appunto. Ma commissario,
Qui si tratta di un simbolo del cinema italiano. Media 10 minuti, lascia il bar e va con Plagno. Bertarelli, finalmente ti devi richiamarmi. Ho saputo stamattina che il caso era passato a me. Non chiedo chissà che, ma almeno un passaggio di consegne. Come? Non sento! Non è possibile. Bertarelli, non ti sento. Ci sentiamo dopo. Buon bagno! Ciao, sì. Stai sentendo? Dai, adesso sta con i miei amici. Non puoi mandarci Simona? Tua sorella ha gli esami, tu no. Va bene. E dai. Fermati, prima valle. Come fermati? Sono 3 ore che stiamo seduti. Scendiamo, sgranchiamoci le gambe. Allora, prima valle, come ci si sente? Benissimo, l'aria fresca delle nostre campagne mi riempie di gioia il cuore. Intendevo dire, come ci si sente a recitare la parte dell'innocente? Come? Non la seguo, commissario. Ah, non mi segui? Tutti sanno che Franco Frank, oltre ad essere un grande appassionato di musica classica, è anche un giocatore di biliardo incallito. È nota a tutti la sua dipendenza dal gioco, malattia che gli ha letteralmente prosciugato il conto in banca, tanto da dover accettare anche film di serie Z. E quelle sono solo chiacchiere. Questo lo dici tu, altro che legato d'affetto al nostro paesino. L'altro giorno Franco Frank è venuto al tuo bar per sfidarti a biliardo. Naturalmente hai vinto tu, e non avendo un centesimo, non potendo riscuotere il premio, l'hai fatto fuori. Cosa? No, no, lo giuro, è venuto solo per il concerto. Poi non l'ho più rivisto, non lo so dove andrà a finire. Tutte balle, ti sei anche candidato a sindaco. Con che faccia, mi chiedo? Dove scappi, prima valle? Maestro Frank, ma dove era finito? Ma chi siete? Polizia. Polizia? Perché? Che è successo? Non si ricorda nulla? Ieri mattina avrebbe dovuto partecipare alle riprese del film L'alba dei morti risorti, ma non si è presentato sul set. Ma veramente? Ah,
ora ricordo. Dopo il concerto sono venuto qui a fare una passeggiata. All'improvviso ho sentito un suono stridulo che non sono riuscito a identificare. Ah! Ah! Di nuovo quel rumore! Ah! 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 Ma che cos'è? No! Che c'è? Non è possibile! Oh, guardate questo! Fame! Maestro, tutto ok adesso? Meno male che è finita. E allora è stato quel suono a stordirla l'altro giorno? Sì, penso di essere svenuto. Meno male che estate, maestro. Se fosse stato inverno, avremmo perso uno dei maggiori artisti del nostro cinema di genere. Grazie, grazie. Sono lusingato. Ma, maestro Frank, mi scusi, ma lei è sicuro che il biliardo in questa storia non c'entri proprio nulla? Questa storia del biliardo è un'invenzione dei registi per non farmi più lavorare a causa del mio disprezzo verso il cinema italiano che tanto va di moda adesso. Veramente? Sì, per questo sono costretto ad accettare film come L'alba dei morti risorti. Ah! Maestro, io non ho ancora visto l'ultimo film, ma devo dire che tutti quelli che ha girato fino ad adesso mi sono piaciuti, e come? No, no, pure Paccottiglia. Sant'Antonio, nemico del demonio, Paccottiglia. Sormani, per favore. E vabbè. Venga con noi, maestro, la riportiamo nella civiltà. Commissario? Sì? Ma non mi devi dire qualcosa? Certo. Solo chi non lavora non sbaglia. Ah, a proposito, cos'era quel suono? E perché si è interrotto dopo la sua telefonata? È difficile da spiegare, ma sappi che farò di tutto per farti diventare sindaco. Ma veramente? Sì, ma ad una condizione. E quale? Che i tuoi figli non imparino mai a suonare uno strumento. E perché? È importante, o così o non se ne fa niente. No, va benissimo, va benissimo. Dal momento che mi avete salvato la vita, qualora fosse necessario, potrei sostenere la campagna elettorale dell'amico Primavalle. Maestro, ma adesso è lei che mi lusinga. Seppur continua a sostenere che almeno Sant'Antonio, nemico del demonio, sia una piccola gemma nel panorama attuale del cinema italiano. E basta, Sormani! E vabbè! E poi lo sanno tutti che il vero capolavoro è Dinarolo nel Far West, girato proprio qui, da queste parti, a Camposecco. Ecco, quello è già meglio. Cosa? Dindarolo meglio di Sant'Antonio? No, no, di nuovo! No, non è possibile! Basta, no! Accelera prima va, che qui non c'è segnale!